Buon pomeriggio a tutti amici di Linea Diretta. Oggi parliamo di temi sindacali legati all'agricoltura e ne parliamo con il responsabile della FLAI, che è la Federazione Lavoratori dell'Agricoltura Italiana, che fa capo alla CGIL. Infatti accanto a me abbiamo il segretario generale, no, della CGIL di Treviso, Vendrame, Giacomo Vendrame. Ma prima di entrare nei temi specifici poi con Sara Pasqualini e poi con Stefania Masiero, ecco, facciamo una piccola parentesi, un'introduzione, perché ieri c'è stata nel Trevigiano la segretaria nazionale o segretaria nazionale del sindacato, la Camusso, no? E tu, Giacomo, ti sei incontrato con la Camusso, ecco. Che cosa vi siete scambiati attorno alla realtà qui trevigiana, attorno alla realtà veneta, ma poi soprattutto so che avete in piedi una campagna importante, se riusciamo così a introdurre proprio questo tema di attualità. Certo. Sono alla Camusso, è venuto a incontrare i lavoratori trevigiani prima di tutto, nel senso che nella campagna che abbiamo di presentazione ai lavoratori per luogo di lavoro della Carta dei diritti universali, che questa è la nostra proposta, all'interno di questa campagna Susanna siamo riusciti a concordare la sua presenza per due assemblee. Eravamo al traforo, al cantiere, quindi nel reparto edile, diciamo, delle opere pubbliche, al cantiere del traforo di Sant'Agusto di Vittorio Veneto, e poi siamo riusciti nel pomeriggio ad andare a fare anche un'assemblea sindacale all'OSRAM di Treviso. Quello che stiamo portando appunto nelle assemblee e la sua presenza, insomma, ha qualificato chiaramente il nostro impegno, è la Carta dei diritti universali, che è una proposta di legge di iniziativa popolare su cui ci vedrà impegnati anche per la raccolta firme da metà aprile in poi, su una riscrittura dalla A alla Z del diritto del lavoro, se vogliamo, in Italia, partendo da due presupposti. Il mondo del lavoro è veramente cambiato, e quindi bisogna che la proposta sia adeguata, e per fare in modo che sia adeguata la proposta deve nuovamente includere tutti, essere una proposta che unifica il mondo del lavoro, riconoscendo in particolare dei diritti universali che non stanno in capo a che tipo di rapporto di lavoro hai o che tipo di lavoro fai, ma stanno in capo alla persona. La maternità e maternità, sia che tu sia una partita IVA, che sia una lavoratrice subordinata o dipendente, e lo stesso per tante altre cose, per tanti altri diritti che dobbiamo assolutamente ripristinare o rivalutare all'interno del nostro paese, perché non è più banale farlo, perché purtroppo, e non lo diciamo solo noi, lo dicono anche i giuristi, la cosiddetta tutela del contraente debole, che in questo caso è la tutela del lavoratore, sta nei vari anni, nei vari provvedimenti venendo meno, mettendo in discussione proprio le condizioni reali Infatti di si lavoro dice e di che vita. prima si era sostanzialmente troppo tutelati, adesso si è niente tutelati, no? C'è un po' questa impressione, Dopo soprattutto. ognuno ha l'opinione sul troppo o il Chiaro, niente, però chiaro. di sicuro siamo meno tutelati adesso, questa è una realtà difficilmente da non L'aggettivo riconoscere. qualificativo è sempre relativo, Esatto, per sua esatto. qualità. Però certo, per chi ha esperienze, come nel caso sottoscritto, di anni di lotte sindacali, no? Io ci ho partecipato come cronista, come narratore di queste lotte, no? E se guarda, se rapporta l'oggi all'ieri, beh, vede che sostanzialmente tanti Certo. diritti si sono annacquati o attenuati o si fa finta che non esistano, no? Li riconosciamo, ma si fa finta No, è che non uno dei problemi esistano. che tra l'altro è uno dei temi centrali di Ecco, oggi. infatti, dicevo, eravamo per il passaggio, Giacomo, ecco. Oggi parliamo di agricoltura, come tutelarsi, cioè abbiamo una serie di diritti che non vengono rispettati, che non sono conosciuti, c'è chi ha interesse che non siano conosciuti, e chi invece è bene che chi lavora nei campi, che è a servizio delle aziende, sappia che hanno dei diritti precisi e che devono essere riconosciuti, no? Perché questo significa poi anche sicurezza sul lavoro, significa dignità del lavoro, significa tutti quei valori legati al lavoro. No, Sara Pasqualini, lei è responsabile della FLAI di Treviso, no? FLAI, Buongiorno. ripetiamo, è la federazione degli lavoratori che lavorano nel settore agroalimentare, sostanzialmente, ecco. Sì, noi prendiamo tutto il settore dalle industrie alimentari, quindi quelle le realtà che abbiamo qui nel Trevigiano, poi tutto anche il discorso dell'artigianato alimentare, quindi parliamo di panifici piuttosto che di gelaterie, dove c'è proprio produzione di prodotto alimentare, e poi abbiamo tutta la parte dell'agricoltura, che è Vera e propria, un'altra insomma, quindi realtà. agricoltura e agroalimentare, giusto per Sì. lavoro, diciamo, il prodotto
che viene coltivato e il prodotto che viene lavorato. Sì. Sì, facciamo giusto una distinzione per... ecco. Sì, per tutti i lavoratori del settore, insomma. Oggi in realtà stiamo a parlare dell'agricoltura e riparliamo di un settore che è stato anche nei mesi antecedenti, si è discusso molto di questo settore anche per il discorso dell'Expo che c'è stato nell'anno scorso e che ha portato un interesse principale su chi lavora a un prodotto di qualità nei nostri campi, insomma. È un settore che è difficile, è un settore che comporta la maggior parte dei lavoratori con un contratto a termine, perché noi ovviamente abbiamo un dato percentuale che si aggira attorno all'80% dei lavoratori di questo settore hanno un contratto determinato. Vuol dire che hanno un inizio e una fine con un tot di giornate previste di lavoro nel settore. In questo, su questa di voucher oppure in questa determinatezza del lavoro? Sì, sono un problema aggiuntivo. Il voucher... Infatti no. Allora, il voucher, dopo se mai gli spieghiamo sì, anche sì. Bene come funzionano, però il voucher che nasceva all'inizio per tutelare le giornate, le poche giornate lavorate nel settore dell'agricoltura, ha intrapreso poi anche altre strade e oggi non dovrebbe essere utilizzato nel settore dell'agricoltura, tranne che in determinati casi nel periodo della vendemmia, per esempio, esclusivamente per determinate tipologie, nel senso che lavoratori che hanno comunque che non hanno quello come tipologia di lavoro, nel senso che possono essere seguiti da un ammortizzatore sociale, tipo che può essere la mobilità o la NASPI, insomma, e dall'altra parte giovani studenti che vogliono andarsi a fare 15 giorni di lavoro nel campo, insomma. Il voucher viene utilizzato, è regolamentato in agricoltura solo per questa fetta di popolazione. Cioè, di popolazione, lavoro casuale e non lavoro sistematico. Sì, questo, è un lavoro questo occasionale. Questo un po' mi pare la... Ecco, il tema è come tutelarsi dei diritti. Ecco, quali diritti, prima di tutto, noi dobbiamo mettere in primo piano e esaltare, che sono quei diritti che magari vengono più dimenticati, quelli essenziali, no? Occasione. Ecco, Stefania Masiero la presento, ecco, sempre. Ecco, lei dell'Inca, no? Ecco. Però diciamo cos'è l'Inca, così ai nostri telespettatori. Il patronato che assiste nella tutela individuale i lavoratori e non lavoratori. Facciamo pensioni, disoccupazioni, in questo caso si parla di disoccupazione agricola per i lavoratori che hanno prevalentemente lavorato nel settore agricolo e appunto nella fattispecie i lavoratori a tempo determinato. Anche i lavoratori a tempo indeterminato possono avere diritto a questo tipo di prestazione a sostegno del reddito, solo se hanno lavorato a tempo indeterminato solo per una parte dell'anno. La disoccupazione agricola, a differenza dell'altro tipo di disoccupazione come la NASPI, viene fatta la richiesta l'anno successivo quando io ho lavorato in agricoltura. Quindi la domanda la devo fare da gennaio a marzo, quest'anno siamo nel 2016, riferito al lavoro che ho svolto nel 2015 e eventualmente anche nel 2014. Devo avere un certo numero di giornate lavorate proprio nel settore dell'agricoltura, ovvero 102 giornate almeno. Queste giornate possono essere calcolate sia solo dal lavoro agricolo, quindi ho avuto nel 2015 e nel 2014, oppure posso utilizzare anche periodi di lavoro in settori non agricoli, come il dipendente normale. L'importante è che la prevalenza sia appunto nell'agricoltura. Questo tipo di richiesta va fatto, oltre ad avere appunto le 102 giornate, devo avere anche un altro requisito, che è quello di essere iscritto proprio come nell'elenco dei lavoratori agricoli. Mancando uno di questi due requisiti non ho la possibilità di esercitare appunto il mio diritto alla disoccupazione agricola. Le interrompo, elenco di lavoratori agricoli, c'è un elenco di lavoratori agricoli? Sì. Io questo non sapevo che esistesse, ecco. Quindi spieghiamo cos'è questo elenco, giusto perché... Ecco, ogni comune ha presente appunto questo elenco, che poi adesso è all'INPS, un elenco di lavoratori che lavorano proprio in agricoltura e questo serve appunto per essere trattati in una maniera diversa dal lavoratore che non è in agricoltura, insomma. Quindi è un obbligo di comunicazione dell'azienda. Certo. Giacomo Endramico, diritti significa anche sicurezza sul lavoro, no? Visto che parliamo un po' generale. E sicurezza significa che cosa? Anche in sostanza sul lavoro rispetti quelle norme, no? Che consentono un lavoro dignitoso senza incappare in incidenti. Proprio alla fine del mese scorso c'è stato un morto, mi pare, certo. Del Trevigiano. Il nostro iscritto, tra l'altro, della FLAI. E tra l'altro gli incidenti sul lavoro in agricoltura credo siano in aumento dagli ultimi dati. Io ho dati di un anno fa, però credo che nel frattempo non siano cambiate molto le cose. È il settore dove registra con le costruzioni il maggior numero di infortuni, no? Certo.
Purtroppo è un dramma, è una piaga che non si riesce comunque in qualche modo a risanare. La crisi, avendo creato un rallentamento occupazionale, sembrava avesse rallentato anche, voglio dire, gli infortuni e purtroppo anche le morti sui luoghi di lavoro. In realtà in quest'ultimo anno abbiamo visto e abbiamo registrato che purtroppo la questione non è ancora assolutamente chiusa e in realtà non sarà mai chiusa, perché purtroppo non è mai abbastanza l'attenzione su questi temi. La cosa su cui però mi vorrei un attimo soffermare è il fatto che le norme esistono. Il punto vero è che dopo bisogna fare in modo che siano esigibili. Questo vale sia per la disoccupazione agricola, il motivo per cui noi veniamo qui e spieghiamo la disoccupazione agricola non è tanto per dimostrare la nostra competenza, è che purtroppo quotidianamente incontriamo lavoratori che questa opportunità non la conoscono e quindi non possono esercitare quel loro diritto. Esiste un diritto che però rimane lì e nessuno lo esercita. In parte è la stessa cosa che vale sulla sicurezza, perché le regole sulla sicurezza ormai, voglio dire, ne abbiamo, si conoscono. Forse fin troppo è troppo burocratizzato. A volte c'è una eccessiva burocratizzazione. Il problema è che qui il lavoratore magari non è abbastanza consapevole, questo è il lavoro di, in qualche modo nostro, di fargli conoscere i rischi del proprio lavoro. Dall'altra parte c'è un'azienda che magari ha un atteggiamento che percepisce questa cosa semplicemente come un costo. Il rischio è che poi ti capiti il caso, che a volte può essere effettivamente un caso, che però era un caso evitabile. E a quel punto c'è una persona che ci lascia la vita, c'è una famiglia che chiaramente rimane senza un suo componente con tutto quello che comporta. È una questione sociale. E quindi c'è una questione pesantissima sociale, ma mi verrebbe da dire, anche se è evidente che è secondario rispetto al dramma individuale della famiglia o comunque della famiglia in senso più complessivo, c'è anche un problema di quell'azienda, perché poi l'azienda chiaramente incorre a pesanti sanzioni, come è giusto che sia se non aveva rispettato le regole. Quindi bisogna capire che l'investimento in sicurezza è un investimento doppio, perché salva vite umane, salva eventuali, voglio dire, anche menomazioni, perché purtroppo ci sono anche situazioni di quel tipo, ma in realtà dà anche garanzia a un'azienda in qualche modo di poter avere una certezza rispetto al suo futuro, rispetto a volte ad aziende, penso anche alle piccole aziende che spesso sono quelle meno attente da questo punto di vista, anche se non è sempre così, che poi si vedono capitare una cosa del genere e non dico che siano obbligate a chiudere, ma quasi, perché poi ci sono situazioni... Ah beh, davanti a certe cifre, a certi... Cioè, almeno che uno lo sia. Con conseguenze che vanno. Allora, il punto vero è un investimento la questione della sicurezza per tutti, per la qualità del lavoro, ma anche per la qualità della vita stessa. Probabilmente dovremmo avere questo atteggiamento. Poi, se ci sono eccessive burocratizzazioni, noi siamo i primi a cercare di semplificarlo. Basta che il furbetto in qualche modo non ne approfitti e appunto faccia il furbetto e cerca in qualche modo di svicolare una norma semplicemente perché così ha dei costi minori. Questo è un dramma, ma penso che Sara, su questo, seguendo il settore, possa... L'impressione è, come battuta, questo sia il paese dei furbetti fatto per i furbetti e leggi costruite proprio per vestire i furbetti, no? Questa è un po' l'impressione, però è un altro tema questo. Torniamo invece al tema disoccupazione in agricoltura. Abbiamo qualche dato così a livello provinciale o veneto? Di addetti che lavorano nel settore siamo attorno ai 4.000 in realtà nella provincia di Treviso, quindi capisce che è un numero anche importante. Poi, come diceva appunto anche Giacomo prima, non tutti sono a conoscenza di questa cosa, soprattutto in quelle realtà, in quelle aziende piccole nella quale il rapporto è stretto direttamente con l'imprenditore, per la quale magari certe informazioni tra consulente, imprenditore e lavoratore non circolano nel modo corretto, insomma. Ecco, come si configura la figura della disoccupazione in agricoltura? Cioè, chi è il disoccupato agricolo? Forse ci riusciamo a dare un'immagine. Il disoccupato agricolo è quel lavoratore, con i criteri che prima spiegava giustamente Stefania, ma è quel lavoratore che lavora stagionalmente nel settore dell'agricoltura, che nell'arco di un anno, anzi nell'arco del biennio, perché l'agricoltura fa sempre riferimento al biennio, ha come maggioranza il lavoro in agricoltura. Noi abbiamo tantissime realtà, ci sono aziende che sono specializzate per determinati periodi dell'anno, quindi assumono il lavoratore per quei 5-6 mesi, dopodiché ovviamente non avendo l'opportunità di farli lavorare li lasciano a casa. Proprio così si inserisce le dinamiche della disoccupazione, che mi dà l'opportunità a me lavoratore di andare a recuperare quelle giornate perse, non solo a livello di
retributivo, nel senso che ho liquidità, ma anche a livello contributivo. Ma mi pare di capire che tutti i lavoratori di agricoltura di fatto sono in qualche modo disoccupati, prima o poi, insomma. Cioè... Sì, tranne quelli che abbiamo aziende che hanno contratti indeterminati, allora il contratto dell'agricoltura dà tutela su tutto l'anno, come lo danno gli altri contratti. Parliamo di contratti questi qui determinati. Sì, ecco. I contratti determinati, diciamo che parliamo di numeri anche importanti, nel senso che ci sono tanti lavoratori. Poi noi abbiamo il fenomeno dell'utilizzo di tanti lavoratori stranieri, per le quali può essere che facciano 4 mesi di lavoro al nord, altri 4 mesi al sud, quindi si muovono nel territorio nazionale e difficilmente sono rintracciabili, nel senso che... Problema nel problema questo, no? Sì, diciamo che sono quelli un po' più abituati a fare questo determinato tipo di vita, insomma, di spostarsi alla ricerca di lavoro. Sono un po' nomadi del lavoro, no? Perché raccolgono l'uva da noi a settembre, poi passano a raccogliere aranci in Sicilia, pomodoro, eccetera. Ecco. Puglia e così via. Stefania Masia, ecco, un lavoratore, diciamo così, determinato e quindi potenzialmente disoccupato, no? Cosa deve fare? Come si deve attrezzare per intanto identificarsi come tale e quindi per avere i suoi diritti? Allora, innanzitutto... Rivolgersi al sindacato intanto, certo, no? Esattamente, alla categoria, alla FLAI CGIL. Alla FLAI CGIL, che qui in ogni provincia c'è, mi pare, certo. Anche i mandamenti forse siete articolati. Noi no, non siamo più divisi in mandamenti, abbiamo un livello provinciale, poi abbiamo... Ma noi avete dei uffici per sé? Abbiamo 17 sedi, quindi però, insomma... Ecco, intendevo dire, certo. Allora, sì, mi correggo, sì, non sì, mandamento come diciamo articolazione sindacale, ma come sedi, come punti, sì, sì, di, esatto. Punti di riferimento della... quindi in tutta la provincia di Treviso... C'è un sindacato provinciale e poi ci sono 17 sedi a cui si può rivolgersi. No, ecco. Dove si può accedere per fare questa richiesta, sempre tramite la categoria. L'importante è presentarsi dal 1 di gennaio al 31 di marzo di ogni anno, altrimenti se io mi presento successivamente al 31 di marzo non ho il diritto, perdo il diritto alla prestazione. Devo presentarmi con pochi documenti, carta d'identità, codice fiscale, libro del conto corrente. E questi sono i documenti di base per fare la domanda di disoccupazione. Poi nell'eventualità io abbia diritto ad avere gli assegni familiari, devo presentare anche le denunce di redditi, marito e moglie, quindi del familiare, per l'anno 2014 e anno 2013, perché hanno un pagamento unificato nella disoccupazione agricola anche per gli assegni familiari. E, ecco, e questa è la situazione. Ecco, l'importante appunto è sono queste 102 giornate che io devo avere nel biennio e l'iscrizione all'elenco dei lavoratori agricoli. E comunque noi siamo in grado di verificarle se le hanno o no queste 102 giornate. Sì. E quindi insomma, senza che uno stia lì a contare, sì, esatto, se ha lavorato in agricoltura il consiglio, e se in questo momento e se non ha lavorato nell'anno precedente, è meglio che venga a fare una verifica, perché appunto piuttosto gli diciamo noi no, guarda, non hai i requisiti, li avrai se. E così sì, riusciamo a fare anche un po' di informazione. È importante avere una linea diretta con il sindacato, esatto. In questo caso con la FLAI CGIL, no? Perché esatto. È un punto di riferimento che conferma le conoscenze che già si hanno e si possa avere quelle conoscenze che non si hanno, no? Perché il sindacato, chiaro, è un po' lo sportello, no? Pratico, chiaro. Cui un lavoratore si può rivolgere per avere per conoscere che cosa gli spetta in particolare, no? Certo. C'è un'altra domanda, ecco. Che forse, perché in realtà non lo so neanche io, quindi quanto prendono questi lavoratori? Cioè, perché chiaramente adesso... era una curiosità che volevo togliermi, perché qui gli ammortizzatori sociali sono cambiati negli ultimi 2 anni 3 volte praticamente, e quindi in realtà a volte è veramente difficile orientarsi anche per gli addetti al lavoro. Tu vedrai, sei segretario di tutto il sindacato, esatto. Eccetera. C'è una differenza, facciamo domande specifiche, domande un po' così diciamo di cultura sindacale, c'è una specificità del lavoratore agricolo rispetto alle altre categorie? Ma in realtà ogni lavoratore ha una sua specificità, nel senso che poi... Ogni categoria, ogni segmento di lavoro. Ma in realtà proprio anche ogni tipo di lavoro, perché anche all'interno della stessa categoria, pensare che la FLAI insomma tiene assieme chi lavora nei campi e chi lavora nell'industria del settore alimentare, sono due tipologie di lavoro completamente diverse. Distinte ed sì, credo anche con tematiche e problemi diversi, esattamente, che poi noi le vediamo, con contratti diversi. Quindi ogni
situazione, ma mi verrebbe da dire di più, anche ogni zona all'interno della provincia ha dinamiche differenti, perché poi alla fine quando si parla di territorio, di questo si parla, cioè di condizioni individuali differenti che però costruiscono una condizione collettiva. Il bello, se devo essere sincero, di questo lavoro è in qualche modo metterle tutte assieme queste cose e tra l'altro vedere anche che c'è veramente una linea continua che li unisce tutti. Che è quella appunto della condizione reale di lavoro che spesso è abbastanza comune. Era quei diritti basilari che però prima per i quali voi vi state battendo per la carta. Esattamente. No? Cioè avere una base comune di diritti per tutti. E poi esaminare singole specificità. No? Certo. Ecco, ho sentito prima che parlavo appunto della ecco, quanto guadagno la busta paga del lavoratore, diciamo così, circa, ecco, del lavoratore determinato. Allora, parliamo in agricoltura e poi nell'agroalimentare, perché qui credo bisogna fare una distinzione. Sono due contratti diversi, nel poi, senso poi una che... domandina cattivetta da farmi. Poi, oltretutto, la faccio lei a me la domanda, poi. Oltretutto il contratto dell'industria alimentare l'abbiamo rinnovato anche venerdì, fortunatamente dopo una serie di campagne anche di sciopero, perché... In questo anno ci sono tutta una serie di rinnovi di contratti che stiamo portando avanti e diciamo che ci sono state parecchie difficoltà rispetto al passato. Per esempio l'industria alimentare non ha mai avuto il problema di andare al rinnovo e invece quest'anno abbiamo avuto dei rallentamenti imponenti. Però fortunatamente venerdì abbiamo trovato la quadra, quindi c'è anche questa buona notizia per i nostri lavoratori del settore. Sono contratti completamente diversi, nel senso che anche sul punto di vista di retribuzione oraria. Partiamo dall'idea che un contratto determinato non è detto che lavori tutti i giorni. Quindi io in un mese posso lavorare anche un tot di giornate, perché proprio è la flessibilità che concede il proprio settore dell'agricoltura, a differenza per esempio dell'alimentare, nel settore dell'artigianato alimentare o dell'industria alimentare, dove le giornate di lavoro sono specifiche perché i giorni sono quelli e quindi si sa che si lavora tutto. C'è anche un'espressione banale, piove. Appunto, poi c'è anche quella situazione. Mese freddi, no? Cioè, sì, devo andare a raccogliere il radicchio nell'orto, è ovvio che nel momento in cui piove è impossibilitato a svolgere il lavoro in automatico. Il Dio tempo domina il lavoro agricolo, no? Infatti sì, i nostri padri e madri ci insegnavano questo, che la mattina, a seconda di com'era il tempo, c'era anche il lavoro. E quindi partiamo da questo, la retribuzione oraria per un contratto determinato, allora mentre per il contratto indeterminato ci sono le mansioni, i livelli e come tutte le loro cose, anche sul contratto determinato, solo che lì abbiamo il vincolo che la regola per esempio della tredicesima, la quattordicesima che esistono nel contratto vengono liquidate nella paga oraria, perché e anche le ferie, io non maturo ferie come contratto a termine. Nel senso, io non lavorando tutti i giorni non ho una maturazione di ferie che mi comporti un contratto lineare. Quindi la paga oraria è stabilita da due cose. Una paga oraria stabilita dal contratto più un pezzettino di ferie maturate, tredicesima e quattordicesima, che viene liquidata nella paga oraria, insomma. Questa cosa qui porta all'incirca un numero attorno alle 9 euro l'ora, ok? Lorde o nette? 9 euro. Lordo, non parliamo sempre di lordo, perché diamo per scontato che poi vengono versate tasse, contributi e compagnia bella. Cioè qui parliamo di ore lavorate, giorni effettivamente lavorati e effettivamente dichiarati in busta paga, ok? Quindi 9 euro l'ora a seconda delle ore che ho fatto e delle giornate che ho. Questo base qui che viene dichiarata poi all'INPS serve poi per il calcolo della disoccupazione agricola, perché la disoccupazione agricola, a differenza delle altre, non viene calcolata sul un tot al mese per cui tu prendi per un tot di mesi quello. La disoccupazione agricola viene calcolata in base a quante lavori di giornate hai fatto, tanto più ti pago in. E il conteggio è particolare, nel senso che va spiegato bene, nel senso diciamo che è completamente diverso rispetto agli altri. Per usare un linguaggio ovvio, è contributivo e non retributivo. Ecco. Sì, in realtà tu hai lavorato tot, fino a un massimo di 180 giornate ti liquido le giornate che hai lavorato, se vai oltre le 180 giornate liquido le giornate che non hai lavorato. Sono meccanismi che appunto Stefania conosce molto meglio, ma che poi è difficile spiegare adesso ai nostri lavoratori. Sono cose che, come diceva Giacomo,
bisogna che vengano nei nostri uffici e si riesce a vedere caso per caso, perché poi ogni caso è diverso a seconda di quello che ha fatto. Stefania, dal suo osservatorio Fly CGL, no, ecco, quanti lavoratori di questi 4.000 lavoratori che abbiamo qui in provincia di Treviso, mi pare che a livello Veneto siamo attorno ai 50.000, uno più uno meno, adesso i dati dipende un po' che tipo di lavoro si prende in considerazione per fare i calcoli, eccetera. Bene, quanti in qualche modo sono in regola, hanno rispettato questi diritti, quanti invece sfuggono? Quanti, naso, intende, ecco, sì. Quanti fanno la domanda di disoccupazione? Sì, sì, quanti si trovano, vengono da lei, quanti effettivamente sono a posto, ecco. Si può fare un calcolo? Ma in realtà io i lavoratori di disoccupazione che vengono a fare la disoccupazione agricola non li vedo io personalmente, perché io ho un passaggio ulteriore, nel senso loro appunto vanno proprio in categoria alla FLAI e poi capito. Arrivano a me con la modulistica da compilare, da inviare all'INPS. Quindi non so esattamente quanti possono essere i lavoratori. Noi ne incrociamo sui 700, faccia conto. Poi in realtà, oltre ovviamente alla FLAI CGL, ci sono anche... uno potrebbe andare all'INPS a fare la domanda, un altro sindacato. Come diceva un noto ministro e capo governo, Corrie, proprio a nasometro, ecco. Proprio a naso, a naso, ecco. Si può quantificare quanti sono preparati? Conosco queste ecco, cose. Diciamo che secondo me il 50% lo perdiamo, nel senso che non è neanche a conoscenza. Quelli che arrivano hanno la difficoltà, forse io ho interpretato un po' la sua domanda, la difficoltà che non tutto è ufficialmente in regola e questo crea delle dinamiche per le quali certi lavoratori non maturano il requisito, pur lavorando tutto, mettiamo tutto l'anno in agricoltura, ma non avendo le giornate dichiarate, in automatico possono anche rimanere fuori dal meccanismo della disoccupazione agricola. Sì, perché poi c'è un problema di legalità, poi lo vediamo con te. Ecco, perché c'è stata proprio a fine mese una indagine della FLAI di Padova, che è la CGL Sindacato dei Medesimi di Padova, che è la vostra corrispondente, ha fatto una bella indagine da cui risulta che un'azienda su tre in provincia di Padova ha lavoratori irregolari, ci sono delle irregolarità dentro l'azienda, lavoro in nero, lavoro irregolare, lavoro non pagato abbastanza, insomma, potacci diremmo noi in dialetto veneto, no? Irregolarità, insomma, l'azienda non va a posto, di cui bisogna anche tener conto di questi calcoli, no? Sì, beh, cioè, diciamo che la realtà di Padova non è tanto distante dalla nostra, nel senso no, che sono due province abbastanza simili. Sono simili su determinate cose. Questa cosa che hanno fatto i nostri colleghi, i nostri cugini di Padova, insomma, sono dati che evidenziano un problema grande, che in agricoltura purtroppo col passare degli anni si è ritornati al fenomeno che è meglio dichiarare meno giornate così non ho problemi e non avendo il controllo dei lavoratori perché, ripetiamo, ci sono tanti lavoratori che girano, per esempio io potrei avere un contratto anche con tre aziende, io come dipendente potrei lavorare due giornate con un'azienda, altre due con un'altra azienda e quindi è ovvio che nel momento in cui ho tutte queste tipologie di contratti è molto più difficile avere il controllo del lavoratore di quello che effettivamente svolge nell'attività. Poi è anche vero che il fenomeno del nero noi lo riscontriamo anche in altri settori, nel senso l'agricoltura, ma l'abbiamo anche nel settore delle costruzioni, è venuto fuori anche di recente su un'indagine che hanno fatto, non mi ricordo se era report o se era presa diretta, che anche nel commercio viene sempre più utilizzato. Ci mette in regola il lavoratore per qualche giorno, dopodiché lo si sposta. Stefania Masiero, ecco, il vostro lavoro qual è in sostanza? Allora, il nostro lavoro per i lavoratori agricoli, oltre appunto va bene la disoccupazione, presentare, inoltrare la domanda e poi verificare se ci sono problemi sull'esito o meno della disoccupazione, a dire il vero noi per i lavoratori in agricoltura facciamo anche altre cose, specialmente per i lavoratori a tempo determinato, perché loro hanno una situazione diversa da un lavoratore dipendente di un'azienda privata normale, perché ad esempio gli assegni familiari ne hanno diritto ma devono fare una domanda a pagamento diretto all'INPS. E quella di solito viene fatta proprio nel momento in cui faccio la domanda di disoccupazione, anche se non ne ho diritto, ma chiedo anche gli assegni familiari. Ho il pagamento diretto della malattia, sempre all'INPS, non me la paga l'azienda, ma devo fare una richiesta apposita all'INPS.
Quindi noi ci occupiamo proprio di questa parte, quindi, oltre alle pensioni, sono punti, naturalmente. Sono punti molto importanti questi qua, sono punti molto importanti. E voi che ci sentite, ecco, state attenti, perché poi si finisce per perdere dei diritti, si finisce per perdere poi soldi alla fine, certo. No? Già se ne vogliono pochi, no? Con i tempi che corrono. E perdere quelli di cui si ha diritto, beh, è un vero peccato. Quindi ecco che è importante rivolgersi al sindacato, o sindacato preparato con le porte aperte, diffuso nel territorio come la FLAI, CGL, eccetera, ecco, questo è molto importante, no? Anche perché appunto entrano magari per una cosa, escono e noi ne risolviamo cinque, perché appunto attorno a una questione ce ne sono tutti tanti altri. Cioè adesso, esempio, è vero, gli assegni familiari non vengono pagati direttamente dal datore di lavoro, poi hanno anche il discorso della malattia, la malattia viene sempre erogata dall'INPS al 50%, c'è un fondo provinciale che dà la copertura dell'altro pezzo. Sono tutte cose che purtroppo chi lavora in agricoltura generalmente non è a conoscenza, e sono tutti diritti che rischia di perdere poi, perché in realtà le tutele esistono anche in questo settore, solo che bisogna esserne a conoscenza, insomma, se no ci si rimette dei soldi, insomma, c'è, come dice lei. C'è, beh sì, perché poi alla fine poi c'è sempre questo dioscheo, no, che condiziona, no, e soprattutto ultimamente. E ci rende furbetti anche, no, un po'. Sì, perché poi hanno anche redditi bassi. E qualche volta la vittima finisce per avere quasi lo stesso interesse del carnefice, no? Certo. Io ti pago meno, tu hai un pochettino di più, non freghiamo lo Stato, freghiamo. Non si rende conto che invece c'è un diritto che va rispettato. Sara prima ha detto una cosa importantissima, che spesso fa arrabbiare i lavoratori e rivalutare anche il loro passato, che è quello dei contributi. Esatto. Voglio dire, è fondamentale, questo vale per il lavoro nero, ma questo vale anche per tutte le tutele, sostegno al reddito, ammortizzatori sociali. Cioè, a un certo punto, quando arrivi a una certa età e incominci a fare i conti di quanti contributi hai versato, avendo un sistema nostro contributivo adesso, è chiaro che se tu hai lavorato in nero i contributi non li hai versati. Allora, è vero che possiamo, e come lo facciamo, rivendichiamo una modifica della riforma Fornero, ma a volte non avere la consapevolezza che diceva la Sara vuol dire darsi due volte la zappa sui piedi. Perché quando sei in lavoro in nero non hai coperture dal punto di vista dell'infortunio, della malattia, nessuno, non hai nessun tipo di tutela, in più ti pagano quello che vogliono, spesso sembra tanto, ma poi se fai i conti in realtà è molto meno, perché appunto non ti versano i contributi e via dicendo. Quindi il lavoro nero è una fregatura, è questo il punto, e noi purtroppo culturalmente ci scontriamo con un'idea che invece è un vantaggio per tutti. Il problema è che è un vantaggio per pochi, e la maggior parte invece pagano un prezzo particolarmente elevato. Sì, perché c'è l'impressione che nell'agricoltura e nel commercio siano due settori, in entrambi, no, i furbetti siano più numerosi che dell'industria artigianale. Ma poi bisogna non sempre stare attenti a generalizzare. C'è un po' questa sensazione. Lo dico anche se può sembrare strano, non è che tutti gli imprenditori siano, è quello il punto. Il punto vero è che rischiamo di oscillare tra quelli che urlano da una parte e urlano dall'altra, senza però mai affrontare i problemi veri e reali. Ci sono problemi concreti rispetto al lavoro nero, che noi siamo anche a conoscenza, ma non fino a quel punto per poter intervenire. Perché poi il paradosso è che spesso veniamo accusati noi come sindacato di non poter intervenire, ma perché non abbiamo gli strumenti per poterlo fare, anche perché non siamo noi, tra l'altro, in qualche modo chi deve controllare queste cose. Il punto è che noi, nel momento in cui abbiamo elementi oggettivi e certi, facciamo le denunce a tutti, voglio dire, le autorità competenti. Il punto è che per fare le denunce ci vuole qualcuno che ce la venga a raccontare. La mia domanda non era buttata là a caso, perché proprio da questa indagine della FLAI di Padova, che io prendo per riferimento, che comunque poi rispetto, certo, essendo in realtà abbastanza analoghe, quindi non credo che nel trevigiano sia diverso, risulta che la irregolarità, il tasso di irregolarità in agricoltura sia cresciuto negli ultimi anni, diversamente che in altri settori. Vedi, in altri settori si è mantenuto il tasso di irregolarità allo stesso livello, comunque è migliorato di poco. In agricoltura invece è peggiorato, e anche sensibilmente, il tasso di irregolarità. Sì, ma questo... Avete questa impressione? Sì, abbiamo questa impressione, perché le dico che tanti lavoratori che arrivano da noi si trovano da un anno all'altro con giornate di lavoro meno, cioè con meno giornate effettive di lavoro, quando poi in realtà queste giornate ci sono. Non so se è la situazione economica generale o forse anche una questione di cultura, nel senso che poi
forse come popolo abbiamo anche il vizio di dire ma l'altro fa il furbo, lo faccio anch'io, e si rischia di screditare tutto quello che di buono c'è nel mondo del lavoro, perché poi in realtà nel momento in cui noi facciamo il prodotto, seguiamo, le nostre aziende seguono le regole, i lavoratori seguono le regole, c'è una anche concorrenza leale nel mercato. Sinteticamente, molto probabilmente che dobbiamo chiudere, cosa deve fare un lavoratore agricolo, diciamo, determinato cosa deve fare, che passaggi deve fare proprio così immediati? Deve presentarsi in CGL, fino al 31 di marzo hanno tempo appunto per presentare questa richiesta. Fino al 31 di marzo, esatto. Ecco. Dunque, esatto. 31 di marzo, termine ultimo per mettersi in qualche modo a posto. Esatto, con la carta d'identità, il codice fiscale e il libro del conto corrente. Redditi 2013-2014 nel caso in cui dovessero chiedere anche gli assegni familiari. Chiudiamo con Giacomo Vendrame, segretario della CGL. Bene, il lavoro in agricoltura come sta? Come sta la presenza sindacale nei campi e nell'agroalimentare? Sta un po' come in tutti gli altri settori, mi verrebbe da dire. La cosa che mi permetto di dire anche rispetto alle ultime considerazioni, che abbiamo sempre meno chi parla di lavoro, conosce sempre meno le reali condizioni del lavoro, nel senso che, e forse il lavoro nei campi è forse l'emblema di questo, spesso anche chi fa la legislazione, governi vari, ed è il motivo per cui noi proponiamo la Carta dei diritti universali, in realtà è da molto tempo che non guarda negli occhi i lavoratori e non gli chiede che condizioni stanno vivendo, perché poi dalla norma alla pratica spesso c'è di mezzo un mare, e di cui spesso un lavoratore è succube di situazioni che non conosce o che comunque è afflitto da veri e propri, in qualche modo anche soprusi e in qualche modo elementi molto difficili da gestire per quella persona. Insomma, torniamo a ragionare seriamente sui diritti dei lavoratori, esatto, in tutti i settori, ma soprattutto in agricoltura. Ecco. Perché questo determina una qualità, in realtà, il benessere complessivo, perché non è che lo facciamo perché a questi bisogna... Perché in realtà, come diceva anche Sara nel suo ultimo passaggio, la concorrenza leale è la cosa migliore per competere. Nel momento in cui ci sono soggetti che si comportano male, obbligano tutti ad avere un punto di riferimento più basso. Ma la mediazione al ribasso ci porta veramente, sembra una battuta ma non è, a una schiavitù. Poi magari non è la schiavitù dell'Ottocento, ma siamo veramente in una situazione... È una schiavitù del terzo millennio. Esatto. Chiudiamo qui, grazie per averci seguito, appuntamento con la linea diretta a domani. Buon pomeriggio a tutti.